la partenza per l'impero del viceré Amedeo d'Aosta. La duchessa d'Aosta madre e l'Augusto consorte del duca, seguite dal duca di Spoleto e dal conte di Torino, salgono a bordo della nave Zara ancorata alla banchina dove, poco dopo, sono state raggiunte dalle loro altezze reali i principi di Piemonte. Altissime acclamazioni di popolo salutano sul piazzale della stazione marittima del Littorio l'arrivo del viceré, che era accompagnato dal sottosegretario per l'Africa italiana, Sua Eccellenza Teruzzi, e dal vicesegretario del partito, onorevole Gardini. Dopo aver passato in rassegna alle rappresentanti militari, il duca ha gradito la consegna dello stendardo della Guardia Vicereale, offerto dal fascio femminile di Napoli, prima di salire a bordo dello Zara, dove si è accomiatato dai principi di Piemonte e dai suoi congiunti.